Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Dunque, dobbiamo finire la missione, quella che Barba Grigia devono fare il consiglio della pace, insomma, le loro robette. Tanto devo vendere una roba che mi sono dimenticato nello scorso episodio, che è questa. Vendi, ok. Ciao. Torna ad armi e bagagli quando vuoi. Vabbè. Allora. Godlak Biancomanto ora si trova in un posto vivo. Cosa c'è di meglio? Generale Tullius dovrebbe essere qua. Sì, infatti. Stavo pensando. Forse sono io il sangue. Perfetto. Credo che Ulfric stia pianificando un attacco a Whiterun. Lo schivero ammiccante offre letti caldi e idromela al fresco. A giudicare dal tuo aspetto, i miei esploratori hanno segnalato una cosa diversa, signore. Ogni giorno che passa, le sue file si ingrossano. Riften, Dawnstar e Winterhold lo sostengono. Non è una causa, è una rivolta. Ai ribelli fa comodo dimenticare che è l'impero a tenere il dominio fuori da Skyrim. Malgruuf? Balgruuf nega alla legione il diritto di stanziare truppe nella sua città. D'altro canto, rifiuta anche di riconoscere le pretese di Ulfric. Se non vuole usufruire della protezione dell'impero, dannati ribelli manto della tempesta. Saccheggi la città. Generale. Voi e i vostri dannati jarl. Signore, non puoi costringere un Nord ad accettare un aiuto non richiesto. Se Ulfric punta verso Whiterun, allora dovremo essere lì a fermarlo. Abbozza un'altra lettera con le solite banalità, ma questa volta inserisci qualcuna delle tue informazioni sui piani di Ulfric. Abbelliscila, se necessario. La faremo sembrare una... Tieni gli occhi aperti. Mi ricordo sì, di te. Voi Nord e il vostro maledetto senso dell'uomo. Tieni gli occhi aperti. Sì. È solo questione di tempo. Abbiamo finito di parlare? Parla con il legato Rick. Ho un messaggio. Ho un messaggio da parte di Barba Grigia. Dai Barba Grigia? Cosa vogliono da me quei vecchi eremiti? Stanno organizzando un consiglio di pace a Rogdar Alto. Perché? Non c'è nulla da discutere finché quel traditore di Ulfric si ribella al suo legittimo imperatore. Ci serve una tregua finché la minaccia del drago non sarà cessata. Stanno diventando un problema. Ma non sono stato inviato a Skyrim per combattere dei draghi. Il mio compito è sedare la ribellione, ed è ciò che intendo fare, draghi o non draghi. E il momento migliore per trattare è quando sei in una posizione di forza. Concordo. In questo momento stiamo respingendo egregiamente i manto della tempesta, ma siamo già al limite. Ecco cosa accade a tentare di vincere una guerra con una manciata di legionari. Se solo l'imperatore mi inviasse i rinforzi che ho richiesto. Dunque parteciperai al consiglio di pace? Sì, d'accordo. Verrò a questo consiglio dei Barba Grigia, per quanto utile possa essere. Non abbassare. Abbiamo finito. Cosa vuoi? I Barba Grigia hanno convocato. Ora vai con il teletrasporto di Goku, come sempre. Là. Vediamo. Olè. Perfetto, eccoci dentro. Buongiorno. Ce l'hai fatta dunque. I portatori di violenza riuniti qui, in queste sale le cui pietre stesse sono consacrate alla pace. Non avrei dovuto accettare di ospitare questo consiglio. I Barba Grigia non dovrebbero essere coinvolti in questioni del genere.
era l'unico modo per ottenere l'aiuto di Balgruuf. Sì, sì. È per questo che ho acconsentito a tale violazione di tutte le nostre tradizioni. Ma è inutile avere rimpianti. Eccoci. Prendi posto al tavolo del consiglio e dici quale saggezza possiamo trovare tra questi guerrieri di Skyrim. Ma questi non sono invitati, o sbaglio? Ebbene, Argir, giusto? Sai perché siamo qui. Ci farai partecipare o no? Non siete stati invitati. Non siete benvenuti qui. Abbiamo il diritto di partecipare a questo consiglio come tutti voi. Anzi, di più, visto che siamo stati noi a mettere il sangue di drago su questa strada. Davvero? L'arroganza delle Blade non conosce confini. Delphine, we are not here to rehearse your grudges. The matter at hand is... È vero. Lui parla inglese perché, ragazzi, ricordate, Esbern può. We know a great deal about the situation and the threat that Alduin poses to us all. You need us here if you want this council to succeed. D'accordo, potete partecipare. Sì, però non sembra molto convinto, sbaglio. E io devo andare a scatti perché non ne posso andare alla stessa la città che vanno loro, quindi devo fare tac 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 tac. Sono mai stata un mercenario. Non ho mai venduto le mie abilità. Le avventure che ho vissuto le ho affrontate per scelta. Ma io non... Ma io in questa stanza non ci sono mai entrato. Ma che figata. Ma cosa c'è scritto lì? Non lo so. Perché c'è un elfo alto? Perché c'è gente che non abbiamo invitato? Ho una gran voglia di... Qualunque cosa, basta ci sia da combattere. Avevi bisogno di qualcosa? Sì, vatti a sedere là. Non c'è problema, ci penserò io. Joel, tu sei in castigo. Sto e cominciamo. Ma a prescindere, ok? C'è qualcos'altro prima che tu vada? Ti devi sedere. Qualunque cosa, basta ci sia da combattere. Dai. Perché aspettare? Avevi bisogno di qualcosa? Prendi posto e cominciamo. E per favore, Mijolda, rimani seduta. Hai ancora bisogno di me per qualcosa? No. Aspettiamo tutti te. Ora che ci siete tutti, vi prego di accomodarvi. Così potremo cominciare. Spero che siamo tutti venuti qui no, con lo spirito di... No, puoi insultarci portando lei a questa trattativa. Dov'è il tuo capo, cacciatore di Talos? Non c'è voluto molto. Romantico senti, come senti. Ho tutto il diritto di partecipare a questa trattativa. Devo assicurarmi che non venga raggiunto alcun accordo che violi i termini del concordato Orbiano. Lei fa parte della delegazione imperiale. Non potete impormi chi portare a questo consiglio. Vi prego, se dobbiamo trattare anche i termini della trattativa non risolveremo nulla. Forse è arrivato il momento di chiedere il parere del sangue di drago su questa faccenda. Per la barba di Ismir, che coraggio che hanno questi bastardi imperiali, eh? A sapere che mi sarai seduto al tavolo con quella cagna dei Talmor. O se ne va lei o me ne vado io. Hai ragione, i Talbor non dovrebbero essere qui. Sono lieto di vedere che siamo d'accordo su questo. D'accordo, Ulfric. Goditi la tua piccola vittoria. I Talmor tratteranno con qualsiasi governo regni su Skyrim. Non abbiamo alcuna intenzione di interferire nella vostra guerra civile. Ah, Skyrim non si piegherà mai ai Talmor. A differenza dei tuoi amici imperiali qui. Sei fortunato che io rispetti il consiglio dei Barbagrigia, Galmar. Legato. Rappresentiamo l'imperatore qui. Mi spiace, signore. Non succederà più. Ora che abbiamo sistemato le cose, possiamo procedere. Prima voglio dire qualcosa. Ci siamo?
L'unico motivo per cui ho accettato di presenziare a questo consiglio è per sventare la minaccia dei draghi. Non c'è altro da discutere, a meno che l'impero non sia finalmente pronto a rinunciare alla sua ingiusta rivendicazione di regnare sul popolo libero di Skyrim. Sapevo che non avrebbe saputo resistere. Una tregua provvisoria, così da consentire al sangue di drago di occuparsi dei draghi. Nient'altro. Trattare con l'impero lo considero già un gesto magnanimo. Hai finito? Sei qui solo per parlare a Vandera o possiamo venire al dunque? Sì, veniamo al dunque. Siamo pronti a procedere? Jarl Ulfric, generale Tullius. Questo consiglio non ha precedenti. Siamo qui riuniti su richiesta del sangue di drago. Chiedo a tutti voi di rispettare lo spirito di Hrodgar Alto e di fare ciascuno del proprio meglio per dare il via a un processo che porti a Skyrim una pace duratura. Chi desidera aprire le trattative? Con la persona amata. Veniamo a... Vogliamo il controllo di Markarth. Questo è il nostro prezzo per stipulare una tregua. Dunque è per questo che sei qui, Ulfric. Osi insultare Barbagrigia usando questo consiglio per migliorare la tua situazione? Jarl Elisith, me ne occupo. Generale, ci sta insultando. Non puoi prendere sul serio questa richiesta. Credevo fossimo qui per discutere una tregua. Elisith, ho detto che me ne occupo io. Ulfric, non ti aspetterai veramente la cessione di Markarth al tavolo delle trattative? Speri di guadagnare dal consiglio quello che non sei riuscito ad ottenere in battaglia, è così? Sono sicuro che lo Jarl Ulfric non si aspetta alcun regalo. Sì, sarebbe decisamente strano. Un momento. Generale, non vorrai cedere sul serio Markarth a quel traditore? È così che l'impero ci ripaga della nostra lealtà? Basta così. Per prima cosa, chiariamoci subito. Questo consiglio non è stato una mia idea. Ritengo sia una perdita di tempo. Sei un traditore dell'impero e meriti di morire come tale. Ma perlomeno io tratterò in buona fede. Visto che siamo qui per tua richiesta, vorrei sapere quanto pensi che valga Markarth. Markarth, dici, eh? Dawnstar mi sembra la scelta migliore. In cambio di Markarth, la principale risorsa di argento di Skyrim? Ne dubito. Riften mi sembra una scelta migliore. Ben fortificata, facile da rifornire dalla Gondring, più tutto l'idromele da scolare. Hai chiesto la mia opinione e io te l'ho data. Vero. Speravo che mettessi da parte le tue affiliazioni per cause superiori. A quanto pare sei ancora con Ulfric. Eppure, avere un altro scalo gioverebbe considerevolmente alle nostre linee di rifornimento. Meglio di nulla, immagino. Ma Ulfric dovrà offrirmi ben altro se vuole che ceda Markarth senza combattere. Il sangue di drago ha parlato, Tullius. Markarth sarà nostra. Ora vedremo se i tuoi discorsi di buona volontà sono veri. Mi deludi, sangue di drago. Ho accettato il tuo invito affidandomi al tuo buon nome, ma a quanto pare vuoi favorire Ulfric. Ora è palese che non è affatto una trattativa. Io ti conosco, Ulfric. Se cedo Markarth, avanzerai subito un'altra richiesta. Non sconfiggerai mai l'impero, e lo sai. Ma sei disposto a sacrificare migliaia di vite per la tua ambizione smisurata. Prima o poi ti sottoporrò all'ascia del Boia. E allora non ci sarà alcun drago a salvarti. Come al solito, le belle parole dell'impero non valgono nulla. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. È qui con te, Delphin. In tal caso, ti conviene avvertirlo di fare attenzione a ciò che dice. Sì, è con me. E io vi consiglio di starlo a sentire prima di prendere decisioni affrettate. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades.
He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? Non saprei se è la fine del mondo, ma questa storia dei draghi è fuori controllo. Se questa tregua aiuterà il qui presente sangue di drago a porre fine alla minaccia, ci guadagneremo entrambi. La gente ricorda, dice che Skyrim è uno dei luoghi più pericolosi ora, di Tamriel. Ora, tornando all'argomento in questione, sai bene quanto me che non possiamo cedere Markarth a queste condizioni. Per le ossa di Shor, fin dove arriveranno queste richieste? Parla. Vogliamo un risarcimento per il massacro di Carthwester. Hai massacrato le persone per le quali affermi di combattere. Dei veri figli di Skyrim. Non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Le solite bugie imperiali. I miei uomini non avrebbero mai adottato metodi simili, nemmeno come rappresaglia alla vostra strage di... Tutto il sangue versato in questa guerra è opera tua. Quindi, sangue di drago, cosa ne pensi? Chi può dire cosa è successo a Carthwester? Avrei dovuto immaginarmelo che non ci avresti concesso un'udienza imparziale. Ora una volta l'impero viene incolpato di crimini altrui. Sai che non posso accettare queste condizioni. L'imperatore ripudierebbe questo trattato e verrei convocato. Dannata arroganza imperiale. Sentiamo. Vogliamo che Kraldar venga destituito come Jarl di Winterhold e che venga messo un candidato imperiale al suo posto. E poi, Tullius? Vuoi forse che ti consegni tutta Skyrim? A quanto pare, non ho altra scelta che rimettermi al sangue di drago, sebbene inizi a dubitare della tua onestà. Quindi, sangue di drago, cosa ne pensi? Concordo. Sapevo che potevo contare su di te. Non spacciarmi un boccale di piscio di pecora per Brandi Coloviano. Queste condizioni sono inaccettabili. Lo vedi cosa abbiamo risolto parlando con loro? Parla. Lasciamo perdere. Mi rendo conto che queste sono le condizioni migliori che otterrò quando da questo consiglio. Quando ero giovane accompagnavo mio padre così nelle sia. Spedizioni di caccia a morte. Se non altro l'impero mette il bene comune sopra i suoi interessi. Pare che abbiamo un accordo. Jarl Ulfric, generale Tullius, queste sono attualmente le condizioni dell'accordo. Markarth verrà ceduta alle forze di Ulfric. Il nuovo Jarl sarà Tongvor Sangue Argento, che prenderà il posto dello Jarl Ikmund. Ulfric garantirà l'accesso alle truppe imperiali nel Pale. Skald l'Anziano andrà in esilio e il suo posto come Jarl verrà preso da Brina Merilis. Il Winterhold verrà ceduto all'impero, anche se l'Accademia conserverà la propria tradizionale autonomia. Siete entrambi d'accordo? I figli di Skyrim rispetteranno l'accordo, finché gli imperiali faranno altrettanto. Cosa ne pensi, Elisif? Ti aggradano queste condizioni? Esprimiti. Sono certo che il generale Tullius non veda l'ora di eseguire i tuoi ordini. Non ho niente da dire a quell'assassino. Generale, ti sei dimostrato un fedele alleato di Skyrim. Confido che continuerai a fare del tuo meglio per difendere i nostri interessi. Grazie, Jarl Elisif. Apprezzo la tua lealtà. Queste condizioni favoriscono chiaramente i ribelli, lo sanno tutti. Ma l'impero le accetterà finché la minaccia dei draghi non sarà sventata. Dopo tutto questo, Ulfric, faremo i conti. Puoi contarci. Forza, calma. C'è parecchio lavoro da sbrigare. La rinuncia a Markarth è un prezzo troppo alto da pagare per questa tregua, sangue di drago. Spero ne sia valsa la pena. Jarl Balgruuf, immagino che tu conosca il piano del sangue di drago. Sì, sono pronto a fare la mia parte. Al tuo ordine, i miei uomini faranno scattare la trappola. Il problema rimane. Come attirare un drago a Dragonreach? Ottima domanda. Non ti sei fatto sfuggire questo piccolo dettaglio, vero? Ah, I believe I can be of help here. Ma
I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temple. An unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragons that Aldrin has raised up. In che modo ciò ci ritorna utile? Don't you see? The names of dragons are always three words of power. Shouts. By calling the dragon with a voice, he will hear you wherever he might be. Perché dovrebbe rispondere alla chiamata? He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Aldrin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. Come si chiama questo drago? I'm no master of voice like these worthy gentlemen, but it is written here. Scroll. Oda Vin, winged snow hunter, as I read it. Chiama drago. Od Ha Ving, ascolta la mia voce e manifestati, ti invoco nel momento del bisogno. Va bene, forse lo possiamo provare, aspetta, prima che succeda il panico. Allora, qual è il piano? Vieni. Sono pronta, andiamo. Cos'è che bisogna fare? Preparare una trappola. Lì bisognerà un attimo vedere. Una volta un tagliagole ha c'è un'altra cosa. Sappiamo di parte un Axe. Credo che se la sia fatta sotto nella corazza. Salta fuori che è un drago. Mi ha aiutato. Va bene. Avevamo bisogno del suo aiuto. Ma ora non più. Ed è ora che paghi finalmente per i suoi crimini. E non si tratta di un drago qualunque. Era il braccio destro di Aldrin. Era. Ha compiuto atrocità così immonde che ancora oggi, migliaia di anni dopo, vengono ricordate. Deve morire. Merita di morire. E spetta a te uccidere. Ma non ci pensare neanche. Finché non muore. Mi dispiace. Ma se continuassimo ad aiutarti, infrangeremmo il nostro giuramento di Blade. Ma fotte sega. Riguardo a Patorrax. Fa la tua scelta, sangue di drago. Con noi. O contro di noi. Ma io non lo voglio uccidere. Perché deve morire? Te lo spiego io. Ha aiutato Alduin a ridurre in schiavitù i nostri avi. Alla fine forse potrà anche averlo tradito, ma ciò non fa che renderlo ancora peggiore. Non possiamo permetterci di dare a Parturnax la possibilità di tradirci e di tornare dal suo vecchio padrone. Non abbiamo nulla da dirci finché Parturnax è vivo. Tu mi stai piacendo sempre di meno, sai. Pure. Lo so. Forse sarebbe più conveniente per parlargli prima. A Patonax intendo. Va bene. Però quasi sicuramente non lo uccido. Perché comunque non mi ha aiutato. Ok, la porta che si apre da sola, però va bene.
Comunque direi che per questo episodio di Skyrim è tutto. Sì, diciamo che questo episodio è stato abbastanza statico come episodio, però vabbè, ogni tanto ci può anche stare. Però quindi, per questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando anche di commentare dicendo la vostra, continuando a dare consigli e tutto quanto. Qui andiamo a finire che ci perdiamo come se non ci fosse un domani. Quindi è meglio che la smettiamo di fare avanti e indietro. E vabbè, e noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Skyrim. Bella.